che cosa vuol dire essere umano. Quello che stanno, che ci stanno facendo è quello di svuotare completamente di senso tutto ciò che per noi rappresenta l'umano. Più che un virus, è un'infezione del pensiero, quel che manda la gente all'ospedale e al cimitero. Io ho fatto proprio una scelta di libertà. Se la vostra democrazia fa fumo, noi togliamo la democrazia e così non c'è più il fumo! L'atteggiamento fascista, ora più fascista è possibile, direi anche oltre nazista, è quello del controllo. E liberarsi significa cercare i propri vincoli, non significa non averne. Jean Paul Sartre diceva che la condanna dell'uomo è la libertà. L'obbedire è veramente bello. Dipende da chi comanda, se è comandare il mare. Evidentemente non ci sono problemi di rifiuto. Io rischierei la vita per vivere, veramente. Bello. Oltre a questo c'è la devastazione, l'unica cosa che resta siamo noi. Quando finisce questa cosa, poi come si ricuciono i rapporti personali? Cioè chi rimedia a questo casino? Come le amicizie siano importanti per evacuare, evadere, e quindi la resistenza intesa come comunità. Il nostro movimento è aperto a tutti i giovani, non per forza solo studenti. Chiunque non abbia smesso di credere che un'alternativa per stare al mondo c'è. Lasciami provare qualche cosa che non so. Lasciami provare qualche cosa che non so. Lasciami provare. Non voglio il bollino del Novax.